Allora, intanto noi siamo con Oasi del Cane, siamo con Patricia. Ciao Patricia. Ciao. Allora, vorrei sapere questo bellissimo cagnolino come si chiama. Questa è Abby ed è uno schnauzer nano. Ciao Abby, non è che morsichi. No. Allora, siamo qui in occasione di questa bella giornata, giornata dedicata ai cagnolini. Ma poi il vostro compito qual è, Patricia? Il nostro compito è insegnare ai padroni a gestire i propri cani, quindi a creare un rapporto per poterci vivere meglio. Insomma, quindi è importante comunque creare un rapporto con il proprio cane per viverci meglio? Assolutamente sì, perché comunque vivono insieme a noi 24 ore su 24, quindi in casa, fuori, e l'agility o comunque qualunque tipo di addestramento servono per creare un rapporto con loro. Allora, parlami di, per esempio, un rapporto che grazie a voi si può creare con il proprio animale. Ci stai pensando? No, ma vieni Patrizia, non scappare. No, ma sai perché ti dico questo? Perché ho visto per esempio che ci sono degli ostacoli che i cani sì. devono. Non, cioè non credo che a un cane, dico, che sta in casa, interessi, che so, saltare sopra il tavolino nella sedia. No. Come perché? No? Come? In questo caso può andar bene, non il tavolo questo. Di casa. Ecco. Ma per esempio cosa insegnate ai cagnolini? Il fatto di rimanere vicino al padrone senza tirare il guinzaglio, senza abbaiare inutilmente, senza andare a aggredire altre persone, altri cani, e anche facendo questi esercizi così crei un rapporto e dai della serenità al cane. Qui vedrete dopo che lavorano diversi cani tutti insieme, quindi sono cani che non hanno nessun tipo di aggressività perché sono stati abituati a lavorare insieme. Patricia, tu sei praticamente tedesca, sì. perché insieme a Gabriella, che è la tua mamma, siete, fate parte di questo oasi, esatto. Degli animali, dei cani, ma fammi capire, per esempio, com'è che si chiama Abby. Lui? Abby, lei. Le, questa femminuccia, ecco, Abby, hai imparato a parlare? No, cosa meno male no. Cosa hai imparato Abby? Abby ha imparato a seguire mia madre sempre e comunque e soprattutto a obbedire, nel senso che anche con l'agility insegna al cane se hai bisogno di fermarlo, per esempio, perché magari ti è scappato il guinzaglio, c'è una macchina che passa, tu insegni al cane a fermarsi e serve anche con l'agility lo fai. Ah, quindi, perché insomma... io insegno al cane tipo di stare fermo davanti a un ostacolo. E quello mi serve anche nella vita di tutti i giorni, ma non perché è davanti a un ostacolo, perché mi serve che il cane possa rimanere fermo un attimo. Quindi ti ritrovi, faccio un esempio, che sono davanti a un semaforo rosso, sei col cane, il cane può probabilmente anche rimanere senza guinzaglio perché tu dici... Stai lì ferma e lei non si muove. Allora, aspetta, io sono un po' contraria senza guinzaglio. Cioè, guinzaglio è importantissimo. Assolutamente, perché comunque basta una situazione comunque particolare, restano degli animali, restano imprevedibili. Sai, passa un gatto, voglio vedere, cioè potrebbe non, si ferma. Potrebbe non fermarsi. Quindi, finché però si tratta di fare esercizi come questi, quel cane può stare libero. Poi vedrete oggi, ci sarà sicuramente uno o due cani che avranno un guinzaglio attaccato, perché non sono pronti a situazioni come queste, non sono abituati a ancora a stare con tanto rumore, con tanta gente intorno, si usa un guinzaglio, perché no? Non c'è da vergognarsi. Certo. Ascolta, in questo caso la tua cagnolina, se gli chiedo un bacino, me lo darà un bacino? No, i nostri cani sono... queste cose non le fanno. No, niente bacino, solo i gatti fanno queste cose. Neanche... Lo fanno anche i cani, ma solo ai propri... Ah, quindi neanche un bacino mi dai tu, eh? Va bene, dai. Lei si prende le coccole. Lei si prende le coccole, bene, è importante. Allora, viva le coccole, viva gli animali, viva Patricia, ma soprattutto viva questa azienda che tanto fa per i nostri animali. Assolutamente, grazie. Ciao. Quanto è importante trattare gli animali, insegnarli anche tutte queste belle cose? Prima di tutto si vive il cane come, non come il solito cane da pastore tenuto legato all'albero, ma come un compagno di tutti i giorni. Quindi si insegna a essere educato, a poterlo portare da tutte le parti. E naturalmente i bambini è una cosa che a me sta a cuore, perché comunque bisogna insegnare ai bambini come comportarsi con gli animali, evitare i morsi, evitare tutte queste cose qua, insegnare come avvicinarsi a loro, eccetera, eccetera. Yo, 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 yo.
sei nata in mezzo agli animali, perché comunque voi avete un negozio di animali credo da quando tu sei nata. Sì, sì. Hai vissuto, hai iniziato la tua vita insieme agli animali? Sì, insieme in modo particolare ai cani e gatti, perché noi ci occupiamo di cinofilia e quindi fin da piccola, fin da quando avevo 8 anni, sempre convissuto insieme ai cagnolini e ai gatti. Però ascolta, mi hanno detto che tu ultimamente non è che stai vivendo molto con gli animali, perché con il fatto che studi, che frequenti l'università, ultimamente sei sempre molto in viaggio, mi hanno detto, qualcuno mi ha detto, è quasi sempre in Spagna. Sì, ma anche in Spagna ho avuto modo di frequentare i cani. Ci stavo arrivando, ma i cagnolini spagnoli come sono? Sono uguali ai cagnolini italiani, solo che rispondono e comandi in spagnolo. Ah, ecco, quindi cioè tu non puoi parlare con un cagnolino, quindi i cani capiscono comunque quando gli parli. Il gesto lo capiscono, se dico vieni qui il cane si avvicina, perché comunque il gesto è importante. Naturalmente, ad esempio, il mio cane Pablo, che è un pincher, quando gli dico andiamo, capisce, se gli dico vamos, non capisce. Ah, ecco, ma quindi gli animali capiscono? Certo, i cani possono capire, credo, all'incirca 100 parole. Ma dai. Sì, sì. E quindi le prime parole che hai insegnato al tuo cane, quali sono state? Andiamo. Pipì. Per fare la pipì. Cosa gli ho insegnato? Cioè tu gli dici pipì e lui dice bene, andiamo? Sì. E lui dice, non dice andiamo, però si avvicina al guinzaglio e... Anche perché non sa parlare, no, sa parlare, abbaia, è il suo modo di parlare. E tu capisci il linguaggio, certo. Cioè secondo di come abbaia, sì. Ma dai. Sì, sì. Insomma, quindi c'è tutto un linguaggio degli animali, si parlerà molto di animali quest'oggi, ma se ne parlerà anche per sottolineare certi aspetti poi degli animali. Il fatto che comunque i cani, comunque i gatti devono imparare in questo caso anche a condividere, a vivere con l'essere umano, ma soprattutto bisogna imparare, questo lo diciamo a quelli cattivelli che abbandonano i cani, che i cani non si abbandonano mai. I cani non si abbandonano mai e soprattutto d'estate. Non abbandonateli per strada, perché il rischio che vengano investiti o che comunque muoiano di sete o di fame è maggiore. Quindi non abbandonate i vostri cani. Allora ti faccio un ringraziamento per averci invitato, è stato per noi un piacere, continuate a godere di queste immagini, viva gli animali, viva i cagnolini, viva Animal Shop in questo caso, che ha organizzato questa seconda rassegna cinofila qui a Olbia. Ci siamo, questo mi manda.